Allora, buonasera. Abbiamo organizzato questo breve incontro per illustrare e parlare del tema della balneazione e della balneabilità delle nostre acque. L'incontro è organizzato dall'Ufficio Turismo in collaborazione con l'Ufficio Ambiente, perché il tema della balneazione delle acque è assolutamente importante e cogente in questo periodo, e in particolare si è mostrata la necessità di illustrare come ci sia la massima tutela da parte dell'amministrazione fanese per chi, rispetto alla balneazione, rispetto agli utenti della balneazione, perché ci sono analisi, controlli, verifiche e le acque sono comunque sia sempre, garantiscono sempre la massima tutela, sia nell'indicazione della balneazione o meno. Quindi oggi avremo, l'ufficio, turismo che illustrerà gli strumenti che il turismo ha messo in atto, e poi l'ufficio ambiente che spiegherà quali analisi vengono fatte e come viene controllata e tutelata la salute pubblica. Abbiamo invitato anche le associazioni di categoria. Questo incontro sarà breve, viene registrato. Nella giornata tra martedì e mercoledì, verrà 11-12 luglio, verrà pubblicato sulla pagina YouTube, verrà fatto apposito comunicato stampa, distribuito TV, radio, giornali, per illustrare dove si può trovare, e a questo video sarà collegato un rapido tutorial in cui le persone possono vedere, andando su Google, dove trovano le varie informazioni, dove trovano i vari siti e dove trovano tutto quello che può servire per avere informazioni circa la balneazione delle acque. Io sono l'assessore Cora Fattori all'ambiente, lascio la parola al mio collega, l'assessore Tien Lucarelli al turismo, che ovviamente ha a cuore, quanto me se non di più, la tematica relativa alla balneazione. Sì, grazie mille Cora. Poi direi insomma di entrare praticamente negli strumenti, magari seguendo proprio la programmazione di questa informazione. È chiaro che, come diceva l'assessore Fattori, sono anni che l'amministrazione cerca di mettere insieme le informazioni e gli strumenti per una corretta informazione che deve essere data dall'amministrazione comunale, ma deve essere data anche da tutti gli operatori rispetto ai turisti e alle persone che decidono in un qualche modo di vivere la zona a mare, il lungomare e di vivere in genere la nostra città. È per questo che in un qualche modo il progetto Bandiera Blu, che è un progetto che noi continuiamo a dire ogni volta che alziamo il vessillo di Bandiera Blu nel lungomare, è un progetto veramente molto importante e molto impattante nelle dinamiche dei nostri uffici, perché ci sono due uffici che lavorano a stretto contatto proprio per realizzare un questionario veramente lungo, lunghissimo, che non guarda solo alla balneazione delle acque, ma guarda ai rifiuti, guarda ai lavori pubblici, guarda, è trasversale, guarda tutti gli uffici, quindi parla in generale dell'accoglienza e della qualità dell'accoglienza rispetto al turismo. Quindi rispetto a tutto questo stiamo facendo un lavoro molto importante che fa ottenere alla città di Fano il vessillo di Bandiera Blu, che di fatto raccoglie tutta una serie di strumenti anche di informazione rispetto a quello che è la qualità della balneazione, la sicurezza della balneazione, cosa alla quale Bandiera Blu tiene particolarmente, e tante altre forme. Adesso questo appuntamento è un appuntamento che ci rimarrà molto utile per capire come possiamo informare gli avventori, che essi siano turisti, che essi siano cittadini del lungomare e ovviamente del nostro mare Adriatico, rispetto alla qualità stessa delle acque. Vedo qui Andrea che sicuramente è molto ben informato sul tema, visto che fa parte di, insomma, Confartigianato Balneari, che da sempre lavora con noi su questo importante progetto, e quindi io direi che in questo momento possiamo dare bene tutte le informazioni che necessitano anche ai cittadini per la balneazione. Grazie all'assessore Lucarelli. Allora, come dicevo, per dare la massima chiarezza possibile, a termine di questo video troverete un breve video dove partire dalla prima schermata di Google, cosa scrivere, sia per visitare
il sito Visit Fano, che è comunque un sito aperto come sito del Comune di Fano al pubblico ed è indirizzato soprattutto ai turisti. E lì è possibile trovare tutte le informazioni grazie al collegamento con il sito ministeriale delle acque di balneazione, proprio perché le acque di balneazione nazionali, proprio perché un turista può non fermarsi a Fano e viaggiare lungo tutta la costa. Quindi è giusto che ci sia un'informazione trasversale a tutto il territorio, mentre invece nel comune di Fano troverete sempre in calce a questo video l'indicazione di dove andare dentro il sito del comune di Fano e lì abbiamo cercato di ottimizzare di rendere maggiormente leggibile ogni informazione mettendo in home page la schermata balneazione e poi dando una piantina della costa, delle spiagge, in modo tale che potrete vedere immediatamente in rosso eventuali spiagge non balneabili e in azzurro tutte le spiagge balneabili. Ora, è importante capire, non allarmarsi e capire quando le spiagge non sono balneabili, perché vengono date determinate prescrizioni e cosa significano. A tale proposito, ci arriveremo. Io prima lascerei la parola a Paolo Tabarretti e a Giovanni Fabbri che ci spiegano quello di cui ha parlato prima l'assessore Lucarelli, che è l'importanza della bandiera blu. Perché ricordiamoci che quest'anno noi abbiamo una spiaggia in più che è bandiera blu, che è quella del Lido, ma questo arriva non a caso, arriva a seguito di interventi di grosse opere fatte che comunque migliorano le acque di balneazione e rendono le nostre coste decisamente più accoglienti e vivibili. Quindi c'è tutto un tema legato alle strutture di accoglienza e anche alla qualità ambientale delle acque che vi racconteranno i nostri tecnici. Poi lasceremo la parola al dottor Renzo Brunori, posizione operativa del Comune di Fano dell'Ufficio Ambiente, che ci spiegherà quali analisi vengono fatte e quando vengono date le ordinanze di non balneazione. Allora, buongiorno a tutti. Quindi, secondo me vado subito alla parte operativa, condivido il mio schermo e vi faccio vedere dove è possibile recuperare le informazioni utili alla bandiera blu. È della durata di un minuto. La condivisione. Non riesco ancora a condividere? Ok. Vedete tutti, questa qui è la pagina del programma Bandiera Blu, è un programma diciamo di valenza mondiale. La pagina chiaramente è quella diciamo in italiano. Per recuperare, io adesso vi segnalo una cosa molto interessante che è anche di facile lettura. All'interno della pagina Programma Bandiera Blu, cliccando su criteri, andando a cliccare su procedura operativa 2023, compare questo documento in PDF dove sono elencati in dettaglio tutti i criteri che occorre assolvere per poter avere la certificazione bandiera blu. Vado velocemente perché in questo caso stiamo parlando di qualità delle acque, oltre di fatto tutti i vari servizi che comunque sia devono essere garantiti, diciamo, nelle spiagge bandiera blu e come già è stato citato, ad esempio, criteri riguardanti l'accessibilità delle persone invalide, piuttosto che la presenza di raccolta differenziata, piuttosto che tutta una serie di servizi che chiaramente devono essere garantite per garantire una qualità del servizio a tutto tondo, che non parla solamente della qualità delle acque, ma parla anche di quello che viene, diciamo, erogato in tutta la città. Per quanto riguarda la parte riguardante la qualità delle acque di balneazione, è la sezione C che deve essere compilata e deve rispondere ai criteri operativi bandiera blu. Diciamo assolvere questo, chiaramente noi ci serviamo dei campionamenti che vengono fatti da ARPAM in tutto il nostro, diciamo, tratto di mare. Le analisi vengono riportate in questi documenti di Excel dove, come potete vedere, al fine della certificazione devono essere riportate le analisi degli ultimi 4 anni. Queste sono delle tabelle Excel in cui viene riportato in maniera matematica, diciamo, se la qualità
in cui diciamo noi ci troviamo è eccellente, buona, scarsa e via dicendo. Quindi, nell'ambito della procedura operativa Bandiera Blu, sono le spiagge che hanno una qualità delle acque eccellente e dei servizi che diciamo corrispondono ai criteri Bandiera Blu possono essere diciamo certificate. Questa è la mappatura delle aree Bandiera Blu così come sono certificate nel nostro comune e vi mostro a questo punto come sulle spiagge viene presentata diciamo l'informazione Bandiera Blu. Tra gli obblighi c'è anche la diciamo, rappresentazione diciamo, dei criteri, l'informazione presso le spiagge e presso gli uffici che danno adeguata informazione. Quindi noi abbiamo l'obbligo di realizzare dei pannelli informativi. Questo ad esempio è il pannello informativo che è stato realizzato nel punto blu, che è un punto obbligatorio dove viene fatta diciamo adeguata informazione sulla qualità delle acque di balneazione, diffusione anche diciamo di questi parametri nei confronti della cittadinanza e dei turisti. Poi ci sono i pannelli di spiaggia che sono quelli che rappresentano su ogni singola spiaggia tutte le caratteristiche della spiaggia, le zone protette, le modalità di comportamento, i servizi offerti e la qualità dell'acqua di balneazione. Ci tengo a precisare che questo tipo di rappresentazione, che adesso andiamo a vedere meglio nei pannelli di spiaggia e nei pannelli, scusate, degli stabilimenti, perché questo obbligo, guardate che lavoro certosino, viene fatto anche presso tutti gli stabilimenti balneari. Come potete vedere, questi qui sono dei cartelli che sono, diciamo, esposti presso tutti gli operatori balneari della costa della nostra costa Aspetta che che sono non vediamo i cartelli adesso. Vedi? Ti Riesci a conviene vedere vedere la qua? condivisione e rifarla con i cartelli. Allora, vediamo. La rifaccio subito. Vedete? Perfetto, Vedete? sì. Ok. Questi sono i cartelli che vengono esposti dai vari concessionari e dove vengono prodotti, riprodotti, diciamo, i risultati mensili, diciamo, elaborati da ARPAM. Ora, permettetemi questa, diciamo, piccola spiegazione. Potrebbe essere risibile da parte di, diciamo, di alcuni la rappresentazione con le faccine, però l'intendimento di questi cartelli è di avere una massima leggibilità e divulgazione. Quindi, di fatto, la possibilità di rappresentare il livello di qualità delle acque attraverso delle faccine è semplicemente per, diciamo, essere divulgativi presso persone che magari possono non essere competenti su argomenti quali Escherichia coli o piuttosto unità, cioè dire, o coliformi fecali e via discorrendo. Quindi questo è un cartello che vuole arrivare velocemente ai, diciamo, agli utenti della spiaggia ed è per questo motivo che questi cartelli hanno anche la massima diffusione e compito dell'ufficio turismo in maniera molto, diciamo, se vogliamo, molto puntuale, distribuire questi cartelli, fare adeguata informazione presso, diciamo, gli operatori e aggiornare diciamo, le faccine, diciamo, aggiornare i dati che vengono elaborati, ci tengo a precisare, dal competente servizio di ARPAM di Pesaro. Grazie a Paolo Tabarretti, funzionario amministrativo dell'Ufficio Ambiente. Non so se l'Ufficio Turismo vuole aggiungere qualche aspetto. Credo che Paolo sia stato abbastanza esaustivo e non credo che di dire altro, se non che mandiamo le informazioni tramite email e di metterle le faccine. Ci raccomandiamo perché quella è importante, è un'informazione importante che si dà sia ai clienti di stabilimenti balneari che ai turisti. È molto importante. Bisogna seguire le linee guida che ci dà la FE.
ci raccomandiamo spesso e volentieri io e Paolo, però vediamo che poi alla fine molti stabilimenti non le seguono. Bisogna seguirle, perché poi dopo le persone rimangono un attimino, non sanno cosa fare, dove guardare, cosa le informazioni, ecco, non hanno le informazioni giuste. Ci raccomandiamo quello. Perfetto, adesso grazie a questo video speriamo che anche l'utente finale, anche il cittadino di Fano, sappia che deve guardare questo cartellone che tutti i nostri, che il nostro ufficio turismo aggiorna prontamente, che anche insomma gli stabilimenti balneari espongono puntualmente ogni anno, e quindi siamo certi che sarà un'informazione utile, perché molte volte ci sono gli strumenti informativi ma non si sa che esistono, e quindi adesso sapere che ci sono e dove guardare è sempre un'informazione in più utile. Poi prego. Io volevo aggiungere soltanto una cosa, e magari se siete d'accordo, non so se voleva farlo Renzo Brunori, credo che sia importante far vedere il portale acque, che è l'informazione conseguente a tutto quello che ha detto adesso Paolo Tabarretti e Giovanni Fabbri, cioè in quel pannello e non solo in quel pannello, nei grandi pannelli che sono disposti in tutte le spiagge bandiera blu, e quindi noi inseriamo dei pannelli giganti a Lido, a Sassonia e in tutte le zone bandiera blu, insomma, riportano le informazioni sulla sicurezza. Avete visto che ci sono le bandiere, no? Bandiera rossa, bandiera bianca, che sono le bandiere per la balneazione, quelle che i bagnini sono costretti ad esporre per far capire agli avventori se è il caso di fare il bagno oppure no, e quindi è un'informazione che conosciamo già da quando eravamo bambini, tanto no, viene riportata alla mente, alla cultura delle persone. Ma lì c'è anche l'informazione del portale acque. Se volete vi condivido un attimo anche lo schermo per farvelo vedere, che secondo me è la parte fondamentale di tutto questo, che poi si unisce a quello che diceva Cora del sito del Comune di Fano. Se uno entra nel portale acque del Ministero, tutte le spiagge bandiera blu possono essere selezionate inserendo semplicemente qua il comune di riferimento. Automaticamente viene data questa piantina che definisce le zone bandiera blu e le zone di prelievo, e quindi identifica queste zone in riferimento alla balneabilità o meno della zona di riferimento. Cioè, questo cosa significa? Significa che un turista che vuole andare al mare in spiaggia a Sassonia, e nello specifico in questa porzione di mare, automaticamente sa, uno, dove ARPAM effettua il prelievo, ma cliccando sopra sa anche come sono andati i prelievi. Cioè, se vedete, in questo caso ARPAM tra 1 aprile e 1 maggio, quindi probabilmente sarà stato un prelievo fatto, ve lo dico subito, il 19 aprile, identifica che erano 0 i batteri presenti in acqua, così come ne hanno trovati 2 presenti in acqua nel prelievo fatto l'8 maggio, così come sono 10 quelli fatti il 5 giugno, che era il periodo praticamente delle piogge. Attenzione, il limite di balneabilità o imbalneabilità è questo segnato qua sopra, che arriva praticamente a 100, adesso Paolo magari conosce meglio i dati, di batteri, quindi di enterococchi o escherichia coli. Questo cosa significa? Significa che l'utente ha veramente un dato molto preciso rispetto ai dati quindi i prelievi dell'ARPAM e la qualità delle acque in quella zona. Vedete, in questo caso lo sfioratore di Sassonia, sud da Sassonia, è balneabile al momento, in questa stagione balneare, e la qualità dell'acqua è eccellente. Noi abbiamo qualità dell'acqua eccellente in una tabella riportata, che Paolo può farvi anche vedere, degli ultimi anni della balneazione. Vi assicuro che le acque in tutto il nostro territorio è sempre stata considerata eccellente, anche perché per avere la bandiera blu bisogna che hai acqua eccellente in quel territorio per almeno gli ultimi 4 anni. È motivo per cui noi siamo molto attenti a fare una verifica rispetto alle spiagge che devono essere candidate. Questa è la vera funzionalità e importanza della bandiera blu. E se vedete, rispetto alla nostra mappa, io posso anche ampliare
e per quanto io l'ampli da tutti i puntini blu su diciamo i prelievi e le zone di spiaggia, arrivando anche alle altre città, anche alle altre spiagge, vi dà anche ovviamente rispetto a questa zona tutte le varie spiagge, tutte le varie aree di prelievo con l'identificazione e il dettaglio, quindi se io vado in questa spiaggia mi dà il dettaglio di questa spiaggia eccetera eccetera, con il dettaglio di cosa è avvenuto rispetto ai prelievi ARPA in quell'area. Questo significa che nel tempo, oltre l'istituzione comune di Fano, c'è un'istituzione Regione Marche, un ente preposto che si chiama ARPAM, una serie di enti preposti, un progetto Bandiera Blu molto strutturato a livello locale e a livello nazionale, che ad oggi dà un'informazione molto precisa e puntuale rispetto a quello che avviene nelle acque di balneazione della nostra città. E questa è un'informazione importante che noi dobbiamo dare a tutti, perché sapete che accade che come adesso fa una piovuta, c'è la fobia della qualità delle acque del nostro mare, a parte l'aspetto fisico, perché magari possiamo vedere magari un po' di schiuma che non è piacevole, però magari arriva dal nostro mare, ma sappiamo che a livello biologico in questo periodo le acque di balneazione della nostra città sono state sempre eccellenti. Quali sono i punti che non saranno mai candidati per dire quanto si sente quell'area magari non è balneabile o è stata fatta un'ordinanza di balneazione? Ovviamente le zone dove ci sono i corsi d'acqua, perché sono ad esempio la zona dell'Arzilla, la zona della foce del fiume Metauro, che non sono di fatto aree bandiera blu e che non appena vengono ovviamente delle piovute abbondanti possono essere soggetto, visto l'arrivo delle acque abbondanti, nella zona, diciamo, nelle zone interne, possono essere soggetti a difetti, ma sono a porzioni di spiaggia che non vengono neanche considerate per essere candidate alla bandiera blu. No, ci tenevo perché questo credo che sia il vero punto difficile da comunicare a cittadini, a turisti, rispetto a un progetto, a uno strumento che c'è ed è importante che debba essere comunicato fuori rispetto a tutto quello che stiamo facendo per dare l'informazione sulla balneabilità delle nostre acque. Poi ci sono altre informazioni, l'attenzione non appena insomma c'è una piovuta e aprono gli scolmatori, che ARPAM chiede subito un'ordinanza di imbalneabilità a prescindere anche se le acque sono a posto, ma per tutelare i bagnanti. Quindi si entra in ambiti anche delicati, normativi delicati, ma tutto in funzione della salute degli avventori, dei cittadini che sono quelli ad essere assolutamente tutelati nel nostro litorale. Ringrazio l'assessore Locarelli, è proprio il punto a cui volevamo arrivare. Poi questa è la parte relativa alle spiagge bandiera blu. Per quanto riguarda le spiagge che non sono bandiera blu, comunque sia, sono spiagge che la maggior parte delle volte sono balneabili. Ci sono delle situazioni ben delineate, ben specifiche, in cui ci può non essere per un breve periodo la non balneabilità, ma è facilmente verificabile e, come ho detto, in calcio troverete il famoso tutorial. Adesso lascerei la parola al dottor Renzo Brunori, che è la figura operativa dell'Ufficio Ambiente, che è colui che si occupa di aggiornare sempre con tutti i dati le ordinanze e il sito del Comune di Fano, che ci spiega quando non c'è la balneabilità, quali sono le misure, le misurazioni prese, come sono fatte le analisi, così potete capire bene anche tutta la tutela e la ricerca che c'è. Quando si dice che una spiaggia è balneabile, vuol dire che lo è, e da cosa deriva questa affermazione. Quando non lo è, perché? Anticipava l'assessore Lucarelli che nel caso di piovute può entrare in funzione lo scolmatore. Nel momento in cui entra in funzione lo scolmatore, l'amministrazione del Comune di Fano, per massima tutela, di default determina la non balneazione di quel tratto di spiaggia, tempestivamente agisce con delle misurazioni e nel 90% dei casi vediamo che erano state prescrizioni a favore di sicurezza. Quindi lascio la parola al dottor Brunori e lo ringrazio per la sua partecipazione. Allora, la normativa che regola la gestione della qualità delle acque di balneazione è il DLGS 116 del 2008.
Successivamente poi è stato adottato un decreto ministeriale nel 2010 e queste, come dicevo, regolano la gestione delle acque di balneazione. È un decreto che è stato adottato dal Ministero della Salute proprio perché effettivamente non è una qualcosa dell'ambiente, ma bensì della salute. È stato adottato proprio per la tutela della salute dei bagnanti. Ora, che cosa, in poche parole, che cosa si stabilisce? Si stabilisce che effettivamente tutte le acque adibite alla balneazione nel periodo della balneazione, del periodo individuato dalle varie regioni per la balneazione, devono essere monitorate, devono essere certificate, devono avere determinate caratteristiche, cioè devono avere un valore massimo di Escherichia coli pari a 500 unità formanti colonie per 100 ml di acqua e massimo 200 enterococchi di unità formante colonia per 100 ml d'acqua. Quindi poi sulla base appunto di queste varie analisi che vengono eseguite comunque come valore minimo una volta ogni mese, perché possono capitare anche analisi che vengono compiute ogni 15 giorni, sempre nella medesima acqua di balneazione, proprio sulla base della qualità della medesima acqua di balneazione, viene determinata appunto la qualità, una classificazione delle stesse acque, che può essere appunto eccellente quando abbiamo dei valori notevolmente bassi, buona, sufficiente e scarsa. Con una classificazione scarsa per 4 anni consecutivi si determina la esclusione dalla balneazione permanente dell'acqua di balneazione. Quindi ecco, è molto importante avere naturalmente analisi buone ed intervenire qualora accadano, si verifichino dei valori superiori ai limiti consentiti dalla norma, agire a livello strutturale, magari attraverso infrastrutture nelle acque di balneazione stesse. Quindi, come dicevo, le acque che noi abbiamo a Fano all'attualità sono tutte acque classificate eccellenti. Quindi la classificazione avviene sulla base dell'anno in corso più i 3 anni precedenti. Dottor Brunori, la interrompo un attimo per sottolineare una cosa che lei ha detto, che nel caso in cui si verifica la presenza di acque scarse, comunque si interviene soprattutto con interventi strutturali, sottolineando che in questi anni l'amministrazione è comunque intervenuta con operazioni strutturali che hanno fatto sì che migliorasse questa situazione. Sono cose che molte volte vengono date per scontate, non lo sono, e gli interventi strutturali permettono di garantire una stabilità dei valori, non sono cose fortuite quindi, ma sono cose che restano e sono investimenti importanti fatti a tutela dei cittadini, a favore dei cittadini, a tutela della loro salute. Iniziamo dalla vasca di prima pioggia, ma anche tutti gli interventi che sono stati fatti a tutela della salubrità ambientale del torrente Arzilla, tramite anche prescrizioni date a chi al settore agroalimentare per la coltivazione e la concimazione. Sono cose che sono state fatte, messe a regime in maniera sistematica, e a seguito di quello noi, a distanza di diversi anni, troviamo questi benefici. È giusto che le persone lo sappiano, perché sono cose che danno ancora maggior garanzia e tutela. Scusi se lo interrompo. Assolutamente, non c'è problema. Quindi, come dicevo, all'attualità abbiamo tutte acque eccellenti. E, allora, vi domanderete sicuramente per quale motivo, dice, abbiamo bandiere blu e abbiamo acque eccellenti, per quale motivo abbiamo ordinanze di divieto di balneazione all'interno del comune di Fano. Allora, per appunto tutelare la salute dei bagnanti, cosa accade? L'ufficio, il comune di Fano ha adottato un'ordinanza gestionale, cioè poiché lungo la spiaggia abbiamo diversi scolmatori di piena. E che cosa sono gli scolmatori di piena? Sono delle opere di salvaguardia della fognatura pubblica, che poiché noi abbiamo una fognatura pubblica nella maggior parte dei casi mista, quindi quando avvengono degli eventi meteorici abbastanza copiosi, e ultimamente ne abbiamo proprio per la modifica climatica che abbiamo in corso,
Le bombe d'acqua, le fognature vanno in pressione e piuttosto di farle saltare si aprono appunto questi scormatori e esce fuori a mare, va a mare, acqua reflua non depurata. Ora è probabile che l'apporto di acque reflue non depurate, visto le condizioni e la capacità del mare di naturalmente di autodepurarsi, possano non provocare problematiche, però proprio appunto per la tutela dei bagnanti in maniera preventiva noi definiamo e vietiamo la balneazione in alcuni tratti della spiaggia. Ora abbiamo visto sulla base dei pregressi, delle pregresse analisi effettuate con ARPAM che spesso e volentieri un'area di circa 200 metri, 250 metri, quindi sia a destra che a sinistra dallo scolmo, quindi 100 metri a destra e 100 a sinistra, possano tutelare, in poche parole, la balneabilità. E quindi chiudiamo solo dei piccoli tratti. E cosa succede? Quindi di default si chiudono la balneazione questi piccoli tratti. In occasione, quindi, al termine dello scolmo, ARPA viene avvertita e sicuramente dopo quelle 24 ore fa il campione, che di regola viene sempre favorevole, quindi con valori nei limiti delle norme, e quindi si riapre la balneazione. Quindi abbiamo sì delle ordinanze di divieto di balneazione, ma non sono ordinanze emesse sulla base di valutazioni e quindi analisi certe di inquinamento in atto, ma bensì sono preventive. E che altro c'è da dire? Ah, ho letto su alcuni messaggini su Instagram, su Facebook, che insomma si fa un po' di confusione su dove si fanno le analisi e i prelievi sulle acque di balneazione. Ora, ci sono dei punti che sono rappresentativi per ogni acqua di balneazione, sono rappresentativi e sono definiti dalla legge e vengono individuati appunto come aree più frequentate dai bagnanti o aree soggette a più pressioni antropiche, quindi presenza di scolmatori, scarichi, eccetera. E quindi sono individuati come aree, in poche parole, abbastanza stressate. E il campionamento viene effettuato in zone dove almeno c'è un metro d'acqua e ad una profondità di circa 30 centimetri sotto il pelo d'acqua. Quindi non è un prelievo superficiale, perché potrebbe esserci magari l'apporto di acque dolci, ma bensì a 30 centimetri di profondità. Che altro c'è da dire? È che noi, ogni qualvolta, appunto, come diciamo, vietiamo l'acqua, adottiamo ordinanze di divieto di balneazione, lo pubblicizziamo immediatamente nel sito del Comune di Fano, individuando appunto quali sono le aree in un'apposita pagina. Inoltre lo comunichiamo attraverso un sistema anche al portale acque del Ministero. Quindi il Ministero dovrebbe, perché ci sono alcuni sfasamenti tempistici nel quale loro riportano i nostri dati, dovrebbero avere la stessa visualizzazione del nostro sito, ma a volte, come dicevo, ci sono dei tempi di ritardo da parte del Ministero. Perfetto, io ringrazio il dottor Brunori, non so se l'assessore Lucarelli vuole aggiungere qualcosa, altrimenti lascerei a chi è presente, che rappresenta le associazioni di categoria, lo spazio per eventuali domande, e poi concluderei un attimo questo incontro che, come abbiamo detto, doveva essere breve, ma per dare dei primi strumenti per capire e, come già detto più volte, in calce a questo video sarà riportato il tutorial in cui qualsiasi persona può comodamente avere l'indicazione di dove trovare le varie informazioni che abbiamo descritto precedentemente. Quindi non so se l'assessore Lucarelli vuole aggiungere. Assessore, posso dire due parole? Prego, prego, sì. Grazie, assessore. Intanto grazie per questo invito e per l'organizzazione di questo incontro, che è molto importante. Noi lo veicoleremo, lo faremo avere, la registrazione la faremo avere a tutti i balneari di Fano, dato che li rappresentiamo tutti, eccetera. Sono contentissimo del recupero della bandiera blu al Lido.
E questo dimostra che è stato fatto un grosso lavoro per il risanamento dell'Arzilla, perché se Lido ha riavuto la bandiera blu è perché all'Arzilla è stato fatto un lavoro immenso. E questo lavoro è stato fatto dalla prima giunta Seri, dall'assessore Mascarin, che ha costretto con una conferenza dei servizi, ha fatto dire all'ARPAN che i cittadini di Pesaro non erano lasciati la pubblica fognatura, e l'ARPAN ha costretto il comune di Pesaro, lì si, poi si prestò tantissimo l'assessore Briglia, a convincere, a costringere i cittadini di Santa Maria d'Arzilla a fare l'allaccio. Poi dopo è stata fatta la vasca, prima raccolta, prima pioggia, un altro investimento molto importante fatto da ASAT, ma lì chiaramente c'è stato l'input del sindaco, determinante, e quindi a fronte di 10 anni precedenti di nulla, perché noi imboccammo gli interventi per il risanamento dell'Arzilla 10 anni, negli anni prima, quando c'erano le altre giunte a Guzzi, e non è stato fatto nulla, e grazie al lavoro che è stato fatto in questi ultimi 10 anni, noi abbiamo portato a casa un risultato enorme, perché anche se ancora ci sono i divieti di balneazione all'Arzilla, quando ci sono i temporali, gli eventi particolarmente pesanti, molto rilevanti, la qualità delle acque dell'Arzilla, lo dicevo prima chi mi ha preceduto, io mi ricordo che c'era un funzionario della regione che disse che le qualità dell'Arzilla era in ultima classe, mi sembra quella denominata scarsa, e addirittura se fosse rimasta così per altri anni avrebbe tolto la concessione a Bagni Arzilla e quelli che erano comunque vicini a Bagni Arzilla. Invece siamo riusciti, l'amministrazione comunale, anche sulla spinta modestamente di Confartigianato Imprese dei Magnani, che ha spinto fortissimo con l'assessore Mascherini, diciamo la verità, perché dietro c'è sempre qualcuno che spinge, siamo riusciti a portare a compimento il risanamento ambientale dell'Arzilla, e quindi a portare l'Arzilla in classe di eccellenza, mi sembra, in prima classe. Sì, eccellente. E non può avere la bandiera blu perché ancora ci sono purtroppo questi episodi in via prudenziale, bisogna mettere divieti di balneazione, però comunque quello che conta è la sostanza delle cose, perché comunque l'opinione pubblica sa che a Fano c'è la bandiera blu, quella è la cosa che conta. Poi se lì l'Arzilla non c'è, per questo motivo di carattere soprattutto formale, anche perché comunque c'è un corso d'acqua importante che sfocia, l'importante è che le acque siano eccellenti, perché negli altri anni c'era un divieto di balneazione sempre, non solo quando faceva il temporale. Adesso invece i divieti di balneazione non ci sono più, c'è soltanto quando c'è il temporale, che è cambiato il mondo, oltre al fatto che Lido ha avuto la bandiera blu. Detto tutto questo, a me interesserebbe sapere, perché io ho saputo che Lido l'ha recuperata, però mi ricordo che Ponte Sasso la bandiera blu non c'era, non so se l'ha recuperata anche Ponte Sasso, a che punto siamo là, perché io rappresento tutti gli operatori da nord, da Fosse Iore fino al confine con Mondolfo, e poi anche quelli di Mondolfo, ma adesso non interessa, parliamo di Fano. Vorrei avere notizie di Ponte Sasso soprattutto, e sapere che possibilità ci sono, se non c'è ancora la bandiera blu Ponte Sasso, di recuperarla, che cosa si sta facendo per risolvere questo problema e per recuperare la bandiera blu a Ponte Sasso, dove comunque le acque sono eccellenti anche lì, però è importante sapere che cosa sta facendo. Oltre al fatto, chiedo anche se all'Arzilla un domani si può recuperare questa bandiera blu. Io non lo so, perché non sono un tecnico, questo sarei contento di saperlo. Poi mi sembrava che c'era anche un'altra zona dove la bandiera blu, forse, non vorrei dire una stupidaggine, Baia Metauro a posto, c'era qualcosa che erano tre le zone, era Arzilla. A posto Baia Metauro. A posto era Arzilla, Lido e Ponte Sasso erano le zone, erano queste. Forse intendi la croce del Metauro. Adesso parlate voi, scusate. Grazie Giuliani. E comunque sì, serve la collaborazione con gli operatori economici del territorio, che ci aiutano anche a individuare quelle che sono le emergenze del territorio. Poi sulle altre risposte lascio l'assessore Lucarelli, che è, diciamo, il referente di questo tema. No, io adesso non sono prettamente aggiornato, ma so che stiamo lavorando, come stiamo facendo dalle altre parti, per ottenere bandiera blu su tutto il litorale e darla dappertutto. Ponte Sasso, c'è un problema ovviamente della parte di scarico, quindi sia delle acque nere che delle acque chiare, e il fatto che stiamo lavorando, uno,
per cercare di portare le acque chiare tutto in un unico punto, che credo che possa essere il Rio Crinaccio, da quello che mi ricordo bene. Due, invece c'è il tema delle acque nere, che ASET dovrà affrontare i lavori, fare i lavori per cercare di portarle al depuratore e quindi trattarle. Credo che ci sia una bonifica generale dell'area da realizzare. Adesso non voglio entrare nel particolare perché altrimenti mi dimentico qualcosa, da realizzare per far sì che anche quella zona diventi sia tutelata al 100% e possa ottenere in un qualche modo la bandiera blu come tutte le altre. Ora, anche lì c'è una progettualità realizzata e nella progettualità ci sono dei lavori da affrontare, quindi ASET è stata avvertita, sa che deve concepire la bonifica di quell'area e quindi c'è un lavoro in corso che dobbiamo realizzare. Quindi voglio dire, c'è un'attenzione allo stesso modo come abbiamo espresso dalle altre parti, lì non ci siamo ancora arrivati, ma il percorso che stiamo facendo ci deve portare lì, perché sappiamo l'importanza di questo progetto. Ora, se io vado tra l'altro... Poi posso aggiungere una cosa, Assessore? Sì. E, tra l'altro, nella precedente giunta, quando il tratto di Marotta, il tratto di Fano Sud era passato a Marotta, è passato con dei lavori che aveva fatto il comune di Fano di sistemazione per quanto riguardava le pubbliche fognature, perché fognature, scolmatori e acque, come avete visto, sono collegate tra loro. E la fase 2 era quello di essere realizzato Ponte Sasso, cosa che stiamo facendo. Quindi è stato un lavoro veramente, veramente macroscopico, ecco, quello a cui accennava giustamente l'assessore, che poi ci porterà nel tempo ad avere questo premio. Ovviamente è un percorso lungo, ma l'importante è farlo con una visione, con una determinazione. No, io volevo solo dire, per chiudere, se oggi entrate nel portale acque, vado al ragionamento che ha fatto appena Andrea Giuliani, se entrate nel portale acque e andate a verificare tutte le acque di balneazione che si trovano nella zona Ponte Sasso, che di fatto oggi, sapendo che ha delle criticità, non è stata candidata, ma se entrate in quell'area vedete che le acque sono eccellenti anche in quella zona lì, quindi gli avventori che vanno nella zona di Ponte Sasso di fatto oggi hanno le stesse acque che si trovano a Sassonia. Lì ovviamente sono state candidate, danno la bandiera blu perché abbiamo una garanzia della qualità dei lavori a monte e che non accadono eventi di impatto per la situazione biologica dell'acqua. Di là, siccome che ancora questa garanzia non ce l'abbiamo, non vogliamo rischiare di compromettere una qualità della proposta, tra virgolette, della città di Fano. Esatto, perché ricordiamo che le criticità le abbiamo solo a seguito di grandi eventi meteorologici, ma sono criticità che poi dopo vengono sanate velocemente, nel giro di solitamente un paio di giorni. Le analisi ci mostrano poi quando ritorna la balneabilità. Quindi andate a vedere tranquillamente tutti i valori e non c'è bisogno di temere. Dove c'è scritto che balneabile, è balneabile. In alcuni tratti ci sono delle prescrizioni, ma sono assolutamente temporanee e potete seguire tutto l'iter, come è già stato spiegato. Volevo, se non vi dispiace, volevo aggiungere una cosa. Infatti mi allaccio a quello che avete detto precedentemente. Dicevo che di regola, con eventi meteorici copiosi, oltre naturalmente, allora abbiamo avuto un evento meteorico ieri, abbiamo chiuso la balneazione su Spiaggia dei Fiori, quindi a Gimarra abbiamo chiuso la balneazione, anche un'ultima vicino alla Spiaggia dei Cani, poi lì all'Arzilla abbiamo chiuso la balneazione giù a Ponte Sasso, appunto alla foce del Rio Crinaccio, l'acqua limitrofa, e andando oltre verso Marotta. Di regola, in situazioni del genere, si chiudeva anche il Rio Marsigliano a Torrette, ma ultimamente sono stati fatti dei lavori da parte di ASET che hanno fatto uno sdoppiamento della fognatura pubblica tra le acque bianche e le acque nere, e quindi non c'è stato più necessità di scolmare, cioè le acque bianche vanno naturalmente per un loro corso e vanno nel corso del torrente,
ma le acque nere non scolmano più, ecco che è stata ridotta la pressione antropica sull'acqua di mare del rio Marsigliano, che fronteggia il rio Marsigliano, e pertanto appunto non la chiudiamo più, perché risulta essere in buono stato di qualità. Invece quelle altre chiusure sono al momento esatto, a favore di cautela, e poi vedremo entro domani, dopodomani, se... Devo dire che all'attualità ho guardato un attimo il sito del Ministero, stavo parlando di questa discrasia, il Ministero purtroppo non ha recepito le nostre comunicazioni che ci sono delle acque di balneazione chiuse. E lì risultano tutte aperte, invece purtroppo ne abbiamo chiuse alcune. Perfetto, grazie di questa informazione. Per questo vi faremo vedere entrambi i siti, perché quello del Comune di Fano è sempre aggiornato in tempo reale. Ovviamente quando la comunicazione deve andare da uno all'altro si può perdere qualcosa. Siccome vogliamo essere più chiari possibili, noi le mostriamo tutte. Quindi più di così penso che sia, ecco, apprezzabile. Non so se l'assessore, ci attendiamo un impegno politico preciso per la risoluzione del problema di Ponte Sasso, perché io so che lì era in progetto un intervento importante, non so quando sarà realizzato, come diceva prima l'assessore Lucarelli, quindi auspico che prima della fine legislatura si riesca a fare qualcosa, ma anche nella prossima legislatura si riesca a portare avanti un lavoro importante anche per risolvere il problema Ponte Sasso, perché potremmo avere l'ambizione di riottenere nel tempo la bandiera blu anche Ponte Sasso. Io ci tengo tantissimo, perché molto spesso questi operatori si sentono un pochettino, quelli della zona sud si sentono un pochettino dimenticati, eccetera, ho torto ragione, però comunque c'è questo sentimento. Allora sarebbe una cosa splendida se riuscissimo a risolvere questo problema, anche perché comunque per un fatto di immagine ha una sua importanza questa, perché non è una grande cosa quando c'è l'acquazzone, il divieto di balneazione che sta lì per 3 giorni, magari il giorno dopo c'è il sole, e quindi insomma, questa io vi chiedo, dato che poi molto ne so, adesso io chiaramente vi auguro di essere rieletti, e quindi se alla prossima legislatura ci sarete ancora voi, io proprio nella continuità vi chiedo di mantenere gli impegni e di andare avanti con il risanamento ambientale dei fossi a cielo aperto di Ponte Sasso, risolvere questo problema. Grazie. Guardi, posso dire che penso che sia una cosa così importante che do per scontato che al di là della linea politica se sarà una priorità di chiunque andrà alla prossima legislatura, quindi penso che non possa essere diversamente. Aggiungo una cosa velocissima come tecnico che si occupa di bandiera blu, che l'intervento di Andrea Giuliani è assolutamente azzeccato, cioè vuol dire relativamente alla necessità di lavorare tutti insieme alla prossima candidatura. In questo senso spiego anche velocemente che con Giovanni Fabri del Turismo abbiamo fatto le ispezioni relative a tutti i parametri bandiera blu, che vi ricordo sono tanti, tra cui uno dei parametri fondamentali è quello dell'accessibilità per gli invalidi. E quello che abbiamo notato in effetti è che nella parte sud di Fano ci sono tantissimi operatori balneari che sono molto ben preparati in materia, quindi di fatto ci sono delle infrastrutture che già hanno degli ottimi requisiti anche su questo aspetto, che non prendiamolo sotto gamba, anzi è uno dei cruci della fede relativamente alla certificazione bandiera blu. Quindi ecco, rilancio il fatto che abbiamo già degli operatori, dei concessionari che sono già bene preparati anche sotto questo aspetto, e l'istanza di Giuliani va presa nella dovuta considerazione. Benissimo. Un secondo solo, volevo anticipare a Giuliani magari per fare un tantan agli operatori balneari, che esiste un'ordinanza del 2014, ma ho visto che siccome purtroppo è nel dimenticatoio, la ridovrò adottare, adotterò una nuova ordinanza nella quale si darà disposizione ai vari operatori balneari di esporre una cartellonistica riguardante i profili delle acque di balneazione, che trovate anche sul sito, ma evidentemente, come dicevo, un'ordinanza del 2014 che vale per tutte le stagioni balneari, ma evidentemente è stata dimenticata. Ora ne riadotterò un'altra, la invierò attraverso le PEC a tutti gli operatori balneari
e allegato a quest'ordinanza manderò anche, si può dire, il PDF del cartellone che dovrebbero esporre. Ok? Tu spediscila anche a me, così alla... Sì. Questo non è un'azione prescrittiva, ma è un'azione di aiuto, perché comunque sia quando esponi la qualità e fai vedere che non c'è da temere, è un qualcosa in più. Quindi è un modo non per, tra virgolette, rompere le scatole, ma anzi per dare informazione e formazione che può essere sempre molto utile, che si aggiunge a quella validissima fatta per Bandiera Blu. Non so se l'assessore Lucarelli voleva aggiungere qualcosa nel fare la chiusura. Io direi che sono a posto, visto che c'è Andrea Giuliani, che è responsabile dei balneari. Lo ringrazio per la collaborazione, perché comunque Bandiera Blu significa lavorare insieme ad un progetto, e anzi dobbiamo migliorare sempre più, a dare sempre, lavorare bene come amministrazione per dare i servizi e lavorare insieme per comunicarli meglio. Ovviamente ringrazio tutto l'ufficio, che vabbè, il lavoro che si sta facendo è fantastico da questo punto di vista, perché va sicuro, quando ci sono questi vessilli, molti fuori si pensa che sono vessilli, che magari bisogna avere delle conoscenze, o delle, va sicuro che la bandiera blu è difficile, bisogna lavorarci e serve un comune intero che ci lavora, quindi se non fosse questo lavoro trasversale non si potrebbe fare. Perfetto, ben detto, parole sagge, e quindi io ringrazio tutti, saluto tutti, e questo video sarà disponibile sul sito del Comune di Fano, sul sito del Comune di Fano, sul canale YouTube del Comune di Fano, e poi lo condivideremo anche sui social. A seguito di questo incontro prepareremo un comunicato stampa dove daremo tutte le informazioni dette in questo incontro, ma anche dove trovare cosa, e poi, come ho detto, ci sarà questo brevissimo tutorial che vedremo se attaccare in calce a questo video o metterlo con un video a fianco. Adesso vediamo qual è la cosa più pratica e più comoda per la comunicazione, in modo tale che abbiamo dato le informazioni più chiare possibile, più aperte possibile, perché il miglior modo per godere in libertà di una città bella e ospitale come Fano e conoscerla e conoscere anche quello che può offrire. E quindi grazie a tutti per la vostra collaborazione. Grazie a voi, grazie. Arrivederci a tutti.